state vedendo la dinamica del controvento. È un'installazione musicale interattiva, performativa, quindi gestita e fatta funzionare da Irene Michaelidis al pianoforte. È una grande bilancia che serve per alleggerire un po' sia il peso fisico che spirituale, fisico con questo gioco di, appunto, di una bilancia e poi col pianoforte un alleggerimento più spirituale, diciamo. L'idea è di un artista amico francese, si chiama Julien Lett, è di una compagnia Grande Dagla, che da anni lavora sulla costruzione di meccanismi di questo genere, e questa è la sua ultima invenzione. E noi l'abbiamo voluta portare in Italia e la stiamo portando in giro dal 2019. E, insomma, non abbiamo scelto un bel periodo, però adesso riusciamo a farla vedere a tanti, per fortuna. Beh, come al solito Antrodoco non smentisce, perché ci ha accolte con grande, grande amore e entusiasmo. La cosa bella è per noi, che ovviamente facciamo un tour e anche in città molto grandi, invece è proprio portare spettacoli anche con narrazioni come queste, che non sono proprio semplicissime, e anche con dei messaggi di inclusione in posti più piccoli, proprio perché ce n'è grande bisogno. E poi soprattutto è sorprendente la risposta del pubblico, veramente sorprendente, devo dire, sempre qui. Questo è uno spettacolo che qui ha proprio casa, perché su questo palcoscenico, su queste tavole, dentro questo bellissimo teatro di Antrodoco, è nato, è stato creato qui, sì, in un periodo molto difficile, che era quello del, praticamente, insomma, della seconda ondata, della seconda ondata. E questo posto ci ricorda una grande speranza, perché noi facevamo questo spettacolo, costruivamo questo spettacolo con una grande angoscia, ma con una grande speranza dentro. Oggi che possiamo riportarlo qui dove è nato e vedere i frutti di quel lavoro e di quella speranza, siamo molto soddisfatti. Noi come Teatro Alchemico siamo presenti sul territorio da diverso tempo, e con delle performance anche di carattere sociale molto, molto impegnato, e anche con delle installazioni urbane, come vedete da questo alle mie spalle. A Borgovellino sta accadendo qualcosa di veramente meraviglioso, e io intanto mi sento veramente di cuore di ringraziare Onda d'Urto Teatro, perché sta veramente portando qualcosa di profondo in questo territorio. Pertanto, veramente grazie. Detto questo, oggi noi come Teatro Alchemico siamo ospiti di Onda d'Urto Teatro per questo festival, e abbiamo portato questa installazione che si chiama Siamo tutti sullo stesso barcone. In qualche modo vuole dare il senso della comunità, in qualche modo ci vuole dire che, a prescindere tutte le differenze che ci possono essere, siamo tutti uguali. Ed ecco il senso profondo di comunità, e questo è il messaggio che l'installazione che vedete alle mie spalle, che conta circa 1200-1300 barchette, vuole dire. Qui nel Festival di Borgovellino abbiamo presentato un progetto che parte dal barocco per arrivare appunto alla musica contemporanea, proprio per mettere in mostra tutte le potenzialità della fisarmonica classica, che è una fisarmonica che nasce in Russia nel 1900 e permette appunto di eseguire qualsiasi brano polifonico con lo strumento. E proprio il nostro programma spaziava da musica del barocco fino alla musica contemporanea, quindi nuove sperimentazioni con lo strumento, uno strumento molto duttile che dà la possibilità di sperimentare. Appunto, i compositori si divertono, soprattutto i russi, e oggi abbiamo fatto un po' questo excursus dal barocco al contemporaneo. Ci siamo conosciuti un po' per caso, perché abbiamo fatto strade diverse,
Ci siamo poi conosciuti al Conservatorio dell'Aquila, dove abbiamo frequentato il biennio insieme, e da lì abbiamo iniziato un po' a mettere su qualche idea di fare questo duo, di mettere su qualche brano. Avevamo delle idee in comune che ci convincevano, abbiamo detto perché no. La nostra compagnia Lost in Translation Circus adesso ha nei suoi 11 anni di lavoro. Siamo nati nel 2011-2012, a cavallo tra i due anni. Siamo nati come una compagnia di circo teatro contemporaneo in Inghilterra, grazie a vari fattori che ci hanno portato, a me e alla mia compagna Annabella a quel tempo, a voler affrontare la nuova avventura di avere una compagnia, di creare una compagnia di circo contemporaneo, dopo aver lavorato per anni per compagnie internazionali di certa grandezza come No Fit Said Circus, come Circus Oz, Circa e altre compagnie di questo genere. Il lavoro artistico della compagnia è un lavoro narrativo ed è un lavoro di circo contemporaneo ad altissimo livello. Abbiamo artisti da tutto il mondo che hanno studiato nelle migliori scuole, ma anche che vengono dal circo tradizionale, di cui noi siamo molto fan, diciamo, è la tradizione, perciò va sempre rispettata. Stasera abbiamo fatto estratti di due spettacoli. Uno si chiama Dumblé, che è un spettacolo di coppia che si parla della relazione tra due persone che lavorano insieme e che si conosce per tante tempo. L'altro è Hotel Paradiso, che è un spettacolo che abbiamo fatto in vari modi. Abbiamo fatto all'aperto, abbiamo fatto con i palazzi, il fronte dei palazzi, e anche nel teatro. Abbiamo girato tutto il mondo con questo spettacolo e quest'anno torniamo anche dopo di qua a Isle of Wight in Inghilterra e poi a Edimburgo con questo spettacolo dentro un piccolo tenda. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. Questa è una coproduzione tra Lit Circus e Onda d'Urto Teatro. È per noi un esperimento perché, come al solito facciamo noi, mescoliamo i linguaggi, e questa volta abbiamo scelto il circo contemporaneo. Attraverso anche il circo contemporaneo cerchiamo comunque di lanciare dei messaggi in modo leggero, in modo spensierato, con dei numeri da circo, ma sempre comunque cerchiamo di comunicare qualcosa al nostro pubblico. Il pubblico è stato meraviglioso, ci ha accolto in modo estremamente caloroso, e quindi il Velino Festival non smentisce, perché porta sempre qui sul territorio grandi artisti e spettacoli meravigliosi. Quindi grazie a tutto il pubblico di Borgo Velino e Antrodogo. Abbiamo fatto il primo spettacolo del pomeriggio, che si chiama Fiabò, ed è sostanzialmente un viaggio sonoro in cui il pubblico, attraverso una tecnologia che è quella delle cuffie, può in realtà riscoprire il senso di una cosa molto poco tecnologica, che sono i rumori e i suoni di cui spesso ci dimentichiamo nelle città. Ed è stato molto bello qui perché noi iniziamo con un vento che è un vento simbolico, e oggi qui c'è un bellissimo vento fresco, quindi è stato particolarmente bello in questo paesaggio di Antrodogo. In realtà è un modo per uscire fuori dal teatro.
facendo, diciamo, riuscendo a non avere tutte quelle problematiche tecniche che spesso si ha quando si porta il teatro fuori. Quindi a livello di impatto ecologico e tecnico è molto snello, ma ti permette comunque di stare insieme e in qualche modo di condividere un rito in un luogo che non è appunto quello del teatro a porte chiuse, come ci piace tanto a noi di Logoteatro. Il titolo è Errare, parla di un percorso di vita, e però è ovviamente collegato anche al percorso della natura, alla nascita, alla morte, agli elementi naturali, e quindi ovviamente è una performance site specific, perché è stata creata per questo luogo, cercando di interagendo il più possibile con gli elementi sia architettonici che naturali. E è ispirata a due mostri sacri del teatro e della danza, Mein Van Lang e Pina Bausch, e nel mio piccolo ho cercato di raccontare attraverso il teatro danza e al teatro fisico delle emozioni, una storia attraverso delle emozioni e attraverso quelle emozioni che possono dare semplicemente il contatto con gli elementi naturali. Abbiamo suonato qui alle Terme di Antrodoco nel Parco delle Terme con il Dinka Octet e il concerto è finito da poco, siamo sudati e assetati. Abbiamo fatto tutto il disco C'è qualcosa di gentile, una parte del disco Finalmente nudi e alcuni brani nuovi che abbiamo scritto come Vento estremo. Per tutta una serie di motivi, sia di scelta personale che proprio di richiesta, suoniamo spesso in posti non, diciamo, non civilizzati o comunque parzialmente civilizzati, boschi, rifugi di montagna, atterraggi di parapendio, ci piace molto. Grazie mille, grazie infinite, buonasera, allora io vi do il benvenuto a quello che non è uno spettacolo di stand-up comedy, contraddico purtroppo Margot che mi ha presentato benissimo, devo dire, non è uno spettacolo teatrale, ma è una terapia di gruppo. Ne avete bisogno, possiamo tranquillamente stare qui tutta la notte a risolvere tutti i vostri problemi. Che ne dite? Ah no, non ci possiamo stare qui tutta la notte. Però nel dubbio, millennial, cosa fai? Corri e vai talmente a manetta che ogni tanto ti dimentichi i tempi dei cicli naturali, così è il tuo corpo che si ferma anche quando tu non vuoi. Perciò quando arriva la rigogliosa primavera, mettiamo te, c'hai la febbre a 39, la pressione massima a 55, sei sexy come un bicchiere di Gaviscon. Però mica ti puoi fermare, tu devi andare, devi correre, perché se ti fermi perdi soldi, contatti, occasioni, treni, e mica stiamo negli anni 90 qua. Questa sera siamo felicissimi di presentare un lavoro fresco di creazione. Maura Storfi ha messo in scena questo lavoro per Spellbound lo scorso giugno, uno dei tre debutti di questa estate 2022. Il titolo è If You Were a Man e già dal titolo si evince che è una creazione tutta al maschile, perché è dedicata alla compagine maschile della compagnia. La caratteristica principale è che è la prima creazione che viene dedicata squisitamente ai contesti outdoor, quindi il primo lavoro che Spellbound concepisce per spazi non convenzionali, spazi non teatrali e soprattutto urbani, e siamo molto contenti di lavorare in un urbano appunto architetturale molto affascinante come questo. Punti e racconti, la compagnia Tamburi di Antrodoco ha presentato un'anteprima di uno spettacolo che ci sarà a settembre
che ha come titolo Earth, dedicato alla Terra. La compagnia Tamburi sta facendo un percorso musicale importante di crescita, sperimentando anche musica non con, propriamente con strumenti e quindi con i tamburi, e allo stesso tempo continua a portare avanti la condivisione di temi di attualità. È stato così per Pandemic il primo spettacolo, sarà così con Earth, uno spettacolo dedicato ai cambiamenti climatici.